Avete mai provato a guardare dentro una pallina di pizza? Questo reticolo che si crea all'interno della pallina non è altro che la maglia glutinica ed è grazie a lei che riusciamo a creare quelle fantastiche bolle nell'impasto. Guardate mentre stendo, le bolle non si rompono. Ora vi faccio vedere anche il risultato dopo la cottura. Mettiamo l'olio e inforniamo. Con il giusto impasto e la giusta gestione del glutine possiamo ottenere focacce areose, croccante fuori e morbide dentro.